Salve a tutti e a tutte. Anzitutto porgo i miei auguri a tutte le donne. Infatti oggi, che è l'8 marzo, ricorre la Giornata Internazionale della Donna per ricordare tutte le conquiste e le vittorie ottenute dal gentil sesso nel campo giuridico, sociale ed economico, ma anche per ricordare la lunga strada che ancora c'è da fare per arrivare ad una completa uguaglianza tra uomini e donne. Vi siete però mai chiesti quale sia l'origine di questa ricorrenza? Perché proprio l'8 marzo? Scopriamolo insieme. Prima di cominciare, tengo a precisare che con questo video promuovo l'hashtag No alla violenza sulle donne, come avrete visto dal titolo. Detto questo, iniziamo. Anzitutto è bene sfatare un mito. Comunemente si dice che la data dell'8 marzo è stata scelta per ricordare il tragico incidente avvenuto alla fabbrica Cotton di New York. Infatti, secondo questa storia, ai primi di marzo del 1908, le donne che lavoravano nella fabbrica Cotton che produceva camicie avrebbero iniziato a scioperare per chiedere più diritti e una riduzione degli orari di lavoro. L'8 marzo, il proprietario della fabbrica, un tale Johnson, avrebbe fatto sbarrare le porte della fabbrica e si sarebbe rifiutato di aprirle anche quando all'interno era scoppiato un incendio, che divampando avrebbe ucciso tutte le donne scioperanti. Ebbene, non è questa l'origine della ricorrenza, in quanto tale avvenimento non si è mai verificato e non è neanche mai esistita la fabbrica Cotton. Questo falso storico si è diffuso nel secondo dopoguerra ed è stato ispirato da un vero incidente avvenuto a New York il 25 marzo 1911 allo stabilimento tessile Triangle, situato agli ultimi tre dei 10 piani del Brown Building di Manhattan all'angolo tra la Green Street e la Washington Place, oggi sede delle facoltà di biologia e chimica dell'Università di New York. La Triangle produceva le shirtwaist, un tipo di camicia femminile che andava molto di moda in quegli anni. Era di proprietà di Max Blank e Isaac Harris e dava lavoro a circa 500 persone, per lo più donne immigrate da Germania, Italia ed Europa orientale. Vi erano anche ragazze di 12 e 13 anni. I turni di lavoro erano da 14 ore al giorno e da 72 ore settimanalmente. Lo stipendio era di appena $30 mensili. Le misure di sicurezza erano pressoché inesistenti, come d'altronde era normale a quel tempo. Scarti di tessuto e tessuti infiammabili erano sparsi un po' ovunque nei locali, non c'era il divieto di fumare e i locali erano illuminati con luci a gas. Inoltre non c'era un sistema antincendio. Aggiungiamo poi che i locali in cui avveniva la produzione erano sempre chiusi a chiave per evitare che i lavoratori e le lavoratrici rubassero o facessero pause troppo lunghe. Alle 16:40 di sabato 25 marzo 1911, all'ottavo piano scoppiò un incendio. Blank e Harris, che si trovavano al decimo piano, fuggirono senza perdere tempo ad aprire le porte dei locali e i lavoratori restarono imprigionati mentre l'incendio divampava. Più di 60 persone morirono gettandosi dalle finestre per cercare di salvarsi, altre morirono a causa del crollo dell'ascensore. I morti in totale furono 146 e i feriti 71. In realtà, la Giornata Internazionale della Donna ha origine nelle lotte delle suffragette, che negli ultimi anni dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento si batterono non solo per il diritto di voto, ma anche per uguali diritti sul posto di lavoro. Per questo la questione delle donne cominciò a stare molto a cuore ai socialisti. Nel 1910, a Copenaghen, si tenne la seconda conferenza internazionale delle donne socialiste, durante la quale prese la parola Clara Zetkin, figura di spicco del Partito Socialista Tedesco e direttrice della rivista Uguaglianza. Ella sostenne l'opportunità di istituire una giornata unica dedicata alla donna per riunificare tutte quelle che già erano state istituite in Europa e negli Stati Uniti. Questo appello non ebbe seguito. Ogni paese continuava a celebrare un proprio giorno delle donne e la ricorrenza non veniva celebrata ogni anno. In Austria, Germania, Svizzera e Danimarca si tenne il 19 marzo del 1911, in Francia il 18 marzo del 1911. La Svezia la celebrò il 1 maggio del 1911 insieme alla festa dei lavoratori. In Russia si tentò di celebrarla con una manifestazione a San Pietroburgo il 3 marzo del 1913, ma le forze zariste la repressero subito. In Germania si tenne una seconda volta l'8 marzo del 1914. Lo stesso giorno, a Londra, la polizia impedì una manifestazione analoga,
arrestando Sylvia Pankhurst, che doveva tenere un comizio. Durante la Prima Guerra Mondiale quasi tutti gli uomini vennero richiamati al fronte. Le donne rimaste in patria presero il loro posto nelle fabbriche e nei posti di lavoro e la ricorrenza non venne più celebrata. L'8 marzo del 1917 vi fu la grande manifestazione delle donne russe a San Pietroburgo, in cui veniva chiesta la fine della guerra. Dinanzi ad una tale mobilitazione, racconta Alexandra Kollontai, altro membro della Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, le forze dello zar restarono inerti, non sapendo cosa fare. Quando nel 1921 a Mosca si tenne la seconda Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste, in ricordo di quella manifestazione l'8 marzo venne istituito come Giornata Internazionale delle Operaie. In Italia la ricorrenza venne celebrata per la prima volta il 12 marzo del 1922 da parte del Partito Comunista. Ovviamente sotto il fascismo, un regime tra le altre cose fortemente maschilista, la celebrazione della ricorrenza fu interrotta. In tutto il mondo occidentale, la data dell'8 marzo venne comunque accettata come giornata internazionale della donna. Tuttavia, con il progressivo isolamento della Russia sovietica e del comunismo, si preferì non ricordare la vera origine della ricorrenza, ovvero la manifestazione di San Pietroburgo. Per questo vennero inventate molte storie diverse, compresa quella della fabbrica Cotton, che è la più diffusa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ONU ricevette da Londra la Carta della Donna con richieste di parità di diritti. Nel 1972 le Nazioni Unite proclamarono il 1975 come Anno Internazionale della Donna e poi, a partire dal 75, il decennio delle Nazioni Unite per la Donna. Nel 1977, con la risoluzione 32142 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ONU istituì ufficialmente una Giornata Internazionale della Donna. La maggior parte dei paesi del mondo scelsero come data l'8 marzo. In Italia il simbolo della ricorrenza è la mimosa, fin dal 1946. Il fiore fu scelto dall'Unione delle Donne Italiane, l'UDI, fondato nel 1944, che l'8 marzo del 1945 aveva ricominciato a festeggiare la festa delle donne nelle zone d'Italia già liberate. Per festeggiare l'8 marzo del 1945, l'UDI voleva utilizzare come simbolo un fiore. Fu quindi scelta la mimosa, nome scientifico Acacia de Albata, innanzitutto perché è un fiore poco costoso e in secondo luogo perché è uno dei pochi che fioriscono a marzo. Il simbolo della mimosa non ebbe vita facile all'inizio. Durante gli anni 50, sotto il ministro degli interni Scelba, distribuire mimose l'8 marzo era considerato un gesto atto a turbare l'ordine pubblico. Sì. Nel 1959, da parte di una senatrice comunista e due socialiste, venne presentata una proposta di legge per istituire l'8 marzo come festa nazionale, ma la proposta non venne ascoltata. A rafforzare la data dell'8 marzo in Italia c'è sicuramente l'episodio dell'8 marzo 1972, quando a Piazza Campo dei Fiori, a Roma, una manifestazione del nascente movimento femminista chiedeva la legalizzazione dell'aborto, la legittimazione dell'omosessualità e definiva prostituzione legalizzata il matrimonio. La polizia, ritenendo tali dichiarazioni e le scritte sui cartelli inammissibili, caricò la pacifica manifestazione. La storia dell'8 marzo ci fa vedere i grandi passi avanti che abbiamo fatto nel campo della parità di genere, ma anche la lunga strada che ancora dobbiamo percorrere per arrivare ad un pieno compimento di questo obiettivo. Come sempre, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un like e fate un giro sulla mia pagina di Facebook. Grazie della visione e auguri a tutte le donne.